Sentiamo i giovani. Claudio Riccio fa parte dell'esecutivo dell'Unione degli Studenti, un'organizzazione di sinistra. Che cosa non va in questa... Prima di tutto credo che ci sia un problema relativamente al fatto che sul metodo si è seguito un metodo alquanto discutibile, indice della poca livello di consultazione che c'è stato, quantomeno per la componente studentesca, è il fatto che questa, dopo quasi cinque anni che Lavoratti è ministro, è la prima occasione di confronto pubblico che abbiamo. E non ci sono state occasioni di confronto adeguate, quando invece sarebbero richieste nel momento in cui si va a riformare la scuola. La Conferenza Nazionale dei Presidenti Consulta non viene quasi mai convocata, il forum delle associazioni vede molto raramente la partecipazione del ministro, è comunque una discussione estremamente discontinua. Insomma, una discussione che non è stata affatto condivisa e partecipata dagli studenti. Secondo lei gli studenti sono stati un po' ignorati? Sono stati ignorati, vabbè. Cosa che invece, insomma... Adesso andiamo invece Riguarda invece il merito, insomma, ci questa sono varie distinzione questioni. Tra, andiamo al sodo, questa distinzione tra gli 8 licei e invece un'istruzione più specificamente professionale, vi convince? No, non ci convince per una serie di motivi. Ci sono alcune cose che sono state dette in quel filmato che, insomma... sono alquanto discutibili, secondo me. È discutibile il fatto che l'obbligo scolastico, come veniva detto, veniva innalzato, lì si diceva, dai 15 ai 18 anni. In realtà che cosa è accaduto? È stata abrogata una legge, la legge 9 del 99, che aveva innalzato l'obbligo scolastico di un anno, e conseguentemente nell'anno scolastico 2003-2004 migliaia di studenti in meno si sono presentati a scuola all'iscrizione nel primo anno, e lo dimostrano i dati anche dello stesso ministero, per quanto siano costruiti in una maniera tale da far risultare diversamente. È stato sostituito l'obbligo scolastico, anzi ampliato e appunto... Ma lei sta dicendo che il ministro ha truccato i dati? No, sto dicendo che i dati sostanzialmente... Io sono un ragazzo di provincia, come si fa a falsificare i dati degli iscritti? Il dato è riportato per ogni anno rispetto all'anno precedente, fino all'anno 99-2000, che invece è raffrontato all'anno 93-94. E di conseguenza il dato risulta estremamente, la dispersione scolastica dell'anno 99-2000 risulta estremamente più alta rispetto a quanto invece in realtà rispetto all'anno precedente. Che cos'è? Scusa, non ho capito. I dati europei portavano la dispersione scolastica sempre attorno al 25%. La legge che ha abrogato l'anno in più che era stato messo dalla legge 9 ha portato, ripeto, l'obbligo scolastico, che continua a essere obbligo, lo chiamiamo diritto dovere perché riteniamo che forse sia più consono a far capire che i cittadini e gli studenti non hanno solo dei doveri ma hanno anche dei diritti, quindi lo Stato deve dare l'istruzione e ovviamente il cittadino e lo studente ha il diritto dovere, il diritto di pretendere, ma il dovere di andare a scuola. Guarda, o ministro, nell'istruzione professionale. L'anno della legge 9 era un anno perfettamente inutile, voi lo sapete benissimo. No, ma infatti noi fummo i primi a dire che l'obbligo scolastico andava innalzato a 18 anni. Ma non era solo una questione di innalzare l'obbligo. Il fatto che era previsto l'obbligo di frequenza e non c'era nessun risultato alla fine? Noi infatti non siamo mai stati degli estremi difensori della legge 9 del 99, Perché era un passo avanti? Perché crediamo che sia necessario in questo paese innalzare l'obbligo scolastico. Ma anche noi ci crediamo. E l'innalzamento che voi avete creato è, secondo noi, un inganno, uno specchietto per le allodole. Ecco. Sui giornali, il giorno dopo l'approvazione del decreto sul diritto dovere, tutti i giornali titolavano tutti a scuola fino a 18 anni. Invece il diritto dovere all'istruzione e alla formazione... Istruzione e formazione professionale. Lui dice che non è vero. Sentiamo perché il ministro lo lasciavo parlare. Prego. Però grazie. Io credo che insomma sia estremamente differente dire che l'obbligo scolastico va assolto a scuola in percorsi di istruzione, piuttosto che la sua idea di diritto dovere all'istruzione e alla formazione, per la quale un ragazzo può assolvere questo diritto dovere all'interno della formazione professionale o ad esempio nell'apprendistato, che è una forma contrattuale di lavoro, per quanto possa avere un carattere formativo. Cioè dice quella non è secondo una forma di istruzione. È la stessa cosa andare a scuola o andare a fare apprendistato, a fare formazione professionale, tra l'altro in canali che sono competenza regionale, cosa che non veniva detta nel,
che è estremamente importante, dire che il canale dei licei, scusi ministro, lascio rispondere, ho fatto una domanda, la lascio rispondere, però è importante dire che il canale dei licei è di competenza nazionale e quindi è un sistema più, estremamente più organico. Quello della formazione professionale è invece di competenza delle singole regioni e i livelli essenziali delle prestazioni, insomma i livelli minimi che vengono chiesti alle regioni dall'interno del decreto sono veramente nulli, poca cosa. La preoccupazione fortissima che abbiamo noi, ho capito una cosa, da quando dice lui si capirebbe che questi ragazzi che cercano, che scelgono l'indirizzo di formazione professionale smettono di studiare. Non è così, in più voi avete detto invece domanda, che può addirittura passare certo, ai licei, come si passa? Allora, innanzitutto io vorrei sapere che tipo di risposta voi pensate o pensavate di dare o pensate di dare a quei 300.000 ragazzi che comunque a scuola non vanno. Quindi questi ragazzi, a questi ragazzi bisogna dare delle risposte diverse. Io sono perfettamente d'accordo con lei che la formazione professionale, così come veniva o a volte purtroppo ancora viene fatta da alcune regioni, non è una formazione professionale che può consentire una diciamo un'istruzione di base importante e di spessore e che quindi possa consentire di arrivare fino ai livelli più alti, quindi fino all'università. Proprio per questo motivo noi abbiamo previsto un profilo in uscita, lo sapete, uguale per i licei e per il settore di istruzione e formazione professionale, rafforzando moltissimo le competenze di base e prevedendo che dai percorsi dell'istruzione e formazione professionale, che non a caso si chiama istruzione e formazione professionale, i ragazzi possono passare al sistema dei licei. E le faccio un esempio, perché c'è già la provincia di Trento che ha questo... Guardi, ministro, parto dalla provincia di Trento. Solo Trento, perché per il momento è Trento che l'ha sprimentata. Se guardi i dati della provincia di Trento... prima faccio spiegare, perché non tutti sanno cosa succede nella provincia di Trento. Se la riforma potesse essere sperimentata, come peraltro in parecchie regioni è stata sperimentata, si vedrebbero i risultati positivi. In provincia di Trento che è successo? In provincia di Trento c'è questo sistema che consente di passare dal liceo al sistema di istruzione professionale e viceversa. Esattamente come l'abbiamo strutturato noi funziona, c'è una dispersione scolastica bassissima. La dispersione scolastica purtroppo invece a livello nazionale è più alta, perché non tutti i ragazzi hanno la capacità di avere la modalità di apprendere semplicemente attraverso il percorso scolastico. Abbiamo fatto con un accordo in conferenza unificata con tutte le regioni, ne abbiamo riportati all'interno del sistema 120.000. Allora, questo è un dato incontestabile. Vediamo se ho capito bene. Secondo quanto dice il ministro, erano proprio nel sistema. Allora, non studiavano, non prendevano un diploma, non prendevano una qualifica. Lei ha detto che ci sono ancora le sanzioni. E ci sono, è vero. Certo. Però cambia una cosa. Con l'obbligo scolastico per cui si sta a scuola, le sanzioni sono per chi non va a scuola, quindi se uno studente datemi una risposta concreta. Io sono disponibile a rivedere la legge se voi mi dite che ci sono delle risposte migliori rispetto a questa. Allora, se lei avesse partecipato alle sedute del forum avrebbe sentito le tante nostre proposte, se vuole le ne parlo. Ma perché non le avete fatte? Mi risponda. Perché non le avete trasformate in legge? Claudio. Io ho trovato 300.000 ragazzi. Io sono uno studente, che devo trasformare in legge? Io pongo i problemi. Io e le pongo il problema 300.000 ragazzi fuori dal sistema. A questi ragazzi ho dato una risposta. Scusate, ragazzi che avranno una qualifica, possono continuare a scegliere di andare nei licei. Quelli che non scelgono di andare nei licei, avete dequalificato l'istruzione professionale, l'istruzione tecnica. Comunque avranno una qualifica, un diploma. Regionalizzata. Ma non è vero. Allora, no, scusi, se ho capito bene, è regionalizzata perché la riforma del centro-sinistra ha dato i poteri pieni alla... No, non voi, la fate il centro... Io non so se sia un bene o un male, non sta a me dirlo e non lo so, poi non lo capisco, ma ho visto che i pieni poteri sull'istruzione professionale alle regioni sono stati la riforma del titolo quinto fatta dal centro-sinistra. Voi parlate due linguaggi diversi, mi scusi. Il ministro dice, qui ci sono due strade. Da un lato ci sono 8 licei, dall'altro un altro tipo di scuola, più orientata verso il lavoro. Se io a un certo punto comincio a frequentare questo tipo di scuola professionale e mi scoccio, posso tornare ai licei. Esatto. Per come l'avete rappresentata lei e Panini, non è così, perché sostanzialmente lei dice uno va a tagliare il legno, se io vado a tagliare il legno, poi non posso tornare al liceo. Allora,
È così molto, o molto non è così? Molto per inciso. Allora, secondo noi non è possibile passare da un canale all'altro. E perché in Trentino ci passano? Invito il ministro ad andare sul sito della provincia di Trento, dove ci sono i dati della sperimentazione, e si vede che i passaggi sono tutti dal liceo alla formazione professionale, e c'è un solo passaggio dalla formazione professionale ai licei. Nella provincia di Trento, dove, se mi permettete dire, il contesto sociale è un po' più semplice. Se questa sperimentazione fosse stata fatta in zone più disagiate, probabilmente i risultati sarebbero stati ancora più drammatici. Lei?